Nel precedente video abbiamo iniziato a parlare delle 5 caratteristiche degli attacchi eterogenei, delle posizioni con gli attacchi eterogenei, e cioè velocità, controllo del centro. Poi il terzo punto era il fatto che gli attacchi coi pezzi sono più veloci degli attacchi coi pedoni. Vediamolo più da vicino. Anche nel dragone abbiamo studiato, diciamo, in realtà questo fatto, perché il nero attaccava coi pezzi e il bianco coi pedoni. E abbiamo visto due partite, nella prima vinceva il bianco, nella prima vinceva il nero, nella seconda vinceva il bianco, quindi abbiamo visto pro e contro di questo concetto. Però dobbiamo osservarlo meglio, perché secondo me questo punto non è molto chiaro. Cioè, il fatto che i pezzi sono più veloci dei pedoni dipende dal fatto che fanno minacce più pericolose. È vero, i pedoni possono avanzare, scambiarsi con altri pedoni, quindi aprire linee verso il re, ma guardate che anche i pezzi possono fare lo stesso lavoro, e lo può fare anche meglio. Cioè, per esempio, un pezzo può sacrificarsi per distruggere lo scudo pedonale dell'avversario, oppure può costringere un pezzo nemico a spostarsi per evitare una minaccia. E in generale, insomma, un pezzo non ha bisogno di fare ben 3 mosse per arrivare a contatto con l'armata nemica. Bene, vediamo, questo è gambetto di re contro gambetto Falkbeard, una variante teorica un po' squaliduccia per il nero e per il bianco, ma comunque vediamo cosa succede. Il bianco vuole catturare quel benedetto pedone in E4. Ok, il bianco sta cercando di catturare il pedone, alfile C5, il nero se ne frega, dice: no, io metto sotto pressione il cavallo G1, ma soprattutto ti impedisco di arroccare corto, cedo il pedone. A questo punto il bianco capisce che se vuole salvare il suo re deve arroccare lungo, e quindi dopo questa apertura abbastanza dubbio arriviamo nella posizione che vogliamo discutere, e cioè abbiamo arrocco corto del nero, arrocco lungo del bianco. Bene, come può proseguire il nero? Qui il nero ha delle linee aperte verso il re, però, osservate, per esempio la colonna B è aperta. Vediamo come prosegue il suo gioco. Alfile D4. Immediatamente, vedete, in una sola mossa, l'alfile obbliga il bianco a indebolire la propria struttura pedonale, perché minaccia donna per B2 matto. C3. Questa è una struttura di tipo 6, l'abbiamo... quella che abbiamo studiato col pedone nero in F6 è l'equivalente di questa, cioè stesso discorso. Va bene, ma praticamente come deve proseguire il nero? Potrebbe fare un attacco pedonale A5, A4, A3 e minaccia donna per B2 matto. Un bel lavoro, però ci vogliono 3 mosse fatte col pedone. Se viceversa il nero gioca torre AB8, fa in una sola mossa, cioè minaccia matto in B2, quello che col pedone poteva fare in 3 mosse. Deve fare il bianco B3. Il nero gioca torre E8, piazza la torre sulla colonna aperta, ma in realtà ha anche un'altra idea, molto semplice, e cioè quella che se il bianco cattura l'alfiere, adesso, per esempio C per D4, segue donna per D4, è matto, subito dopo in A1, perché vedete la casa C2 e la casa anche B1 è controllata dall'alfiere campochiaro del nero, quindi non può. E la torre D8 controlla ogni casa di fuga, cioè se per esempio il bianco sposta l'alfiere per sfuggire in D2, in realtà non sfugge da nessuna parte, perché donna 1 è matto, la casa D2 è controllata dalla torre, la casa C2 è controllata dall'alfiere, quindi è scaccomatto. Va bene, quindi torniamo un attimo indietro, quindi torre D8, abbiamo capito il significato di torre D8, vediamo allora il bianco che cosa gioca. Cavallo F3, una mossa logica, sviluppo un pezzo e attacco adesso veramente l'alfiere in D4. Bene, che cosa può fare adesso il nero?
Il nero potrebbe ritirare l'alfiere, spostarlo indietro, e poi fare il suo attacco A5, A4, A per B3. Bene, di quante mosse ha bisogno? 1, 2, 3 mosse di pedone più una mossa d'alfiere. 4 mosse per fare questo lavoro con i pedoni. Ma guardate che un pezzo può fare questo lavoro in maniera molto, molto, molto più veloce. Addirittura in una mossa sola. E come? Donna per B3. Boom! Scoppiata, esplosa la struttura pedonale dell'arrocco bianco. Adesso già minaccia matto in B1, in C2, in B2, cioè matto da tutte le parti. Quindi, in parole povere, il bianco deve per forza catturare torre per B3. E il bianco ha bisogno di una casa di fuga subito, perché il nero minaccia torre B1, scacco matto. Quindi deve assolutamente spostare l'alfiere in maniera tale da scappare con il re. Ma non serve a niente. Scacco. Ecco, la torre di 8 controlla la casa di 2, mangia, torre B1, matto. Quindi vedete, il lavoro che avrebbe dovuto fare il pedone A5, in realtà non è mai stato fatto da quel pedone A5. Il lavoro è stato fatto tutto dai pezzi. Prima dalla torre, la prima torre che è andata in B8, poi la seconda torre che è andata in D8, poi la regina col suo favoloso sacrificio. I pezzi, in parole povere, sono molto più veloci dei pedoni quando noi dobbiamo attaccare. Quando però? Quando ci sono colonne o diagonali aperte, come in questo caso. Qui avevamo la colonna B aperta. Cioè, è chiaro che non è che è sempre valida questa regola. Però, quando ci sono colonne, oppure l'arrocco è indebolito, beh, sicuramente i pezzi sono più veloci. Adesso passiamo ad osservare il quarto punto che vogliamo studiare, e cioè il quarto punto, la quarta caratteristica, che è quella che dice che pezzi passivi, oppure una struttura pedonale dell'arrocco indebolita, facilitano l'attacco coi pedoni. Osserviamo questa posizione. L'arrocco del nero è integro. L'arrocco del bianco, invece, è una struttura che già conosciamo, cioè una struttura con due pedoni, quindi avanzati, quindi notevoli debolezze. Osserviamo pure che è rimasto solo un pezzo per parte. Il nero ha l'alfiere, il bianco ha il cavallo, quindi attaccare quei pezzi onestamente è molto difficile. Potremmo attaccare con le torri, ma le torri hanno bisogno di colonne aperte, già lo sappiamo. Quindi, insomma, in parole povere, la debolezza della struttura pedonale del bianco più il fatto che non ci sono i pezzi per il nero fa sì che questa sia la situazione ideale per un attacco coi pedoni, ma non solo. Possiamo anche osservare che l'avanzata dei pedoni sarà accelerata dalla cattiva posizione dei pezzi bianchi. Vediamo cosa è successo in partita. C5, attacco pedonale, minaccia una torre, deve spostarsi. A5, minaccia A4. Beh, anche il bianco non sta a guardare. H4, anche il bianco attacca quei pedoni sull'altro lato. A4, però ecco quel problema. Il nero è già arrivato a contatto col nemico. Qui adesso, se il bianco per esempio prosegue tranquillo dall'altro lato H5, segue cambio, torre A1 scacco, attacco ai raggi X, perde la torre il bianco, quindi non può. Quindi il bianco è costretto a giocare re B2, una mossa difensiva. Mangia, cambia, apre la colonna, C4. Ecco, nuovamente l'avanzata dei pedoni viene favorita dalla posizione cattiva dei pezzi del bianco. La regina sta piazzata male. Ora, il bianco vorrebbe tanto chiudere la posizione, giocare qualcosa tipo donna D4, minacciando la regina nera, la regina si sposta, e B4, e ha chiuso la posizione. Non ha più fatto aprire colonne, ma purtroppo il nero prosegue brillantemente con scacco.
deve catturare, scacco, sposta il re, scacco, e questo è praticamente scacco matto, perché anche se la copertura di torre non serve a niente, scacco matto. Quindi, riassumendo, dopo C4 il bianco è obbligato a catturare B per C. B5, ecco, fantastico, tutti i pedoni del nero sono avanzati, non è rimasto nessun pedone dietro. L'avanzata quindi dei pedoni del nero è stata velocissima, è stata facilitata sia dalla struttura pedonale dell'arrocco bianco indebolita, sia dal fatto che i pezzi del bianco, in particolare la torre e la donna, erano situati male, stavano in mezzo ai piedi, diciamo così, stavano davanti ai pedoni, davanti all'avanzata dei pedoni neri. Bene, come può proseguire adesso il bianco? Il bianco in partita ha proseguito con cavallo G5, minacciando scacco matto, ma anche le alternative non erano buone. Ad esempio, se mangiava, seguiva di nuovo scacco re B1, raddoppia le torri, minaccia scacco in A1, matto, può cambiare anche una torre, mangia, alfile F5, attacco era Gx, infilata, inchiodatura micidiale, la regina bianca è persa. Quindi, no. Allora, un'altra alternativa, H5 subito, peggio che andare di notte, B per C4, e adesso le due colonne aperte avrebbero deciso rapidamente. Ecco perché il bianco ha pensato bene di buttarsi all'attacco con cavallo G5, dice almeno minaccia lo scacco matto, è seguito scacco, è uno scacco micidiale. Se giocare B1, alfile F5, di nuovo l'infiodatura. Se gioca donna C2, segue scacco, un'infilata. Se gioca re B3, segue scacco, una forchetta. Se gioca re C1, segue scacco e perde la torre. Cioè, veramente una situazione catastrofica, quindi donna D2 è l'unica mossa. E nero ha proseguito con donna A7, minaccia una impressionante entrata in settima, donna D1, scacco, re C1, il nero si deve preoccupare del matto in H7 e finalmente gioca G6. Oh, finalmente anche il nero ha una debolezza. Sì, solo che sono passate 10 mosse, e questa è la differenza. 10 mosse fanno troppo, cioè è chiaro che come velocità proprio non è stato l'ideale. Il bianco ha proseguito con cavallo per E6, mangio, diciamo qualche altra mossa, scacco, donna B1, scacco, re per B1, F per E6, e a questo punto il bianco si è deciso ad abbandonare. Bene, quindi che cosa abbiamo imparato da questo? Niente, abbiamo imparato che una struttura pedonale indebolita, come era quella da cui siamo partiti, è una posizione cattiva dei pezzi, come in questo caso, torre e donna erano, diciamo, stavano in mezzo, facevano da target, facevano da obiettivo. Bene, tutto questo facilita l'attacco coi pedoni. Infine, vediamo il quinto punto, la quinta caratteristica, e cioè il fatto che i pezzi devono poter intervenire subito dopo l'attacco coi pedoni. Questa è una partita giocata in Argentina. Garcia, Raimondo, insomma, poca importanza, vediamo la partita. Allora, cavallo C3 e 6, ecco, abbiamo una tipica semislava, arrocco lungo, abbiamo quindi il nostro bravo, arrocco lungo, arrocco corto. Però che cosa succede? Che i pezzi del nero sono un po' ristretti, il bianco ne approfitta per attaccare al centro subito, cavallo F8, E5, cavallo D7. E il centro è bloccato, e non ci sono colonne aperte. Quindi è il momento buono per aprire qualche colonna. E come? Beh, è chiaro che il bianco decide di far svolgere questo lavoro ai pedoni. H4. L'avanzata però dei pedoni sarà lenta, perché il nero ha una struttura pedonale dell'arrocco di tipo
zero, cioè la struttura base, quindi senza debolezze. Però in cambio bisogna dire anche che il nero non è che abbia molto spazio per manovrare, cioè fare un contrattacco coi pezzi veloce, bah, mi sembra un po' difficile. Vediamo, cavallo b6, g4, cavallo per c4, alfile per c4, d per c4, g5. Beh, il nero sta soddisfatto, ha guadagnato un pedone, però francamente il bianco è vicino, vicinissimo al re nero. B5, beh, anche lui si decide un certo contrattacco, cavallo E4. Bello questo, questa centralizzazione del cavallo. È vero che però, tutto sommato, il nero sta tranquillo, ha parecchi pezzi che difendono l'arrocco. Quindi, i pedoni bianchi non possono farcela da sola. Occorrono sicuramente l'aiuto dei pezzi. Vediamo come. Il nero prosegue col suo contrattacco, scacco. Bella questa mossa, questa è molto interessante, perché questa mossa è il tipico pseudo sacrificio che provoca debolezze nella struttura dell'arrocco dell'avversario. È uno pseudo sacrificio, chiaramente, perché è ovvio che il nero non può mai, puoi mai accettarlo, cioè facciamo finta di mangiare, G per F6. Ma francamente è tempo perso, non possiamo stare a calcolare questa posizione, è ovvio che il nero non vuole entrare in questa situazione. Quindi ha catturato con l'alfiere, G per F6, B3, abbiamo una corsa 2, vedete, il bianco sta attaccando con i pedoni sul lato di re e il nero sta controgiocando sul lato di donna. È una corsa a 2, spalla a spalla, tra i pedoni bianchi e i pedoni neri. Mangia, mangia, minaccia la regina. Cosa devo fare? Quel pedone è lasciato in presa. Beh, ma è ovvio che il nero e che il bianco non è assolutamente scemo. Cioè, non cattura il pedone B aprendo la colonna. Quindi gioca donna E4. Preferisce molto di più lasciar perdere quel pedone e centralizzare la sua regina. Alfiere A6. Allo stesso modo, così come il nero non temeva, diciamo, la cattura del pedone, allo stesso modo nemmeno il nero teme F6 per G7, perché tutto sommato, se lo catturasse, diciamo che non, il re nero starebbe bello al sicuro dietro il pedone bianco. Torre di G1. Beh, allora, osserviamo un attimo la posizione. In pratica, la corsa dei pedoni è finita. I pedoni, quello che potevano fare, hanno fatto. Nessuno dei due è riuscito ad aprire veramente delle colonne. Sono avanzati entrambi, ma nessuno è riuscito ad aprire le colonne verso il re. E allora qual è la vera differenza? La regola è questa. Il problema è che il bianco ha dei pezzi dietro i propri pedoni. La donna E4, ha il cavallo F3 che può intervenire subito andando in G5. Viceversa, guardate i pezzi del nero. Il cavallo F8 fa sì, è paralizzato, in difesa. L'alfiere A6, sì, ma l'alfiere sta puntato nella direzione sbagliata, cioè sta puntato verso F1, quando invece il re bianco sta in C1, cioè è puntato nella direzione sbagliata. La donna nera non può andare in A5, perché c'è l'alfiere che controlla la casa 5. L'alfiere del bianco. Quindi i pezzi del nero non possono supportare l'avanzata dei propri pedoni. I pedoni neri hanno fatto un bel lavoro, bisogna dire la verità. Guardate questo bel pedone in B3, com'è bello lì. Sì, però i pezzi dietro non ci sono. Viceversa, il bianco ha dei pezzi. Adesso già il bianco minaccia torre per G7. Minaccia questa cattura, quindi è ragionevole metterci cavallo G6. Per bloccare. Ovviamente se giocava G6, catastrofe, donna F4, è subito la debolezza delle case scure, già conosciamo questo tema, una struttura pedonale del tipo 2 e quindi abbiamo subito dobbiamo sfruttare la debolezza delle case scure attorno all'arrocco, in particolare F6 e H6. Quindi no, quindi nero ha giocato correttamente cavallo G6,
H5, minaccia quel cavallo, donna D5, minaccia la regina. È chiaro che il nero è in una situazione abbastanza catastrofica, quindi cerca di fare di tutto, e il bianco cosa fa? H per G6, bellissimo, sacrificio di regina. Ecco perché ho fatto vedere questa partita. Guardate che bello la posizione dei peloni del bianco. Donna per E4, è chiaro che ha catturato, scacco. Che cosa succede? Se cattura il pedone, segue scacco, re G6, scacco di scoperta, re F5, cavallo D6, scacco matto. Bellissima questa variante, veramente, veramente simpatica. Allora il nero quindi ha giocato re F8, ma è seguito scacco, e quindi è obbligato a mangiare, torre per G7, scacco matto. Una simpatica posizione, in pratica, che ha dimostrato come l'attacco dei pedoni non ha senso. Ecco, la posizione istruttiva era questa. L'attacco dei pedoni non ha senso se subito dopo non ci sono i pezzi a supportare. E in questa posizione i pezzi del nero non stavano dietro i pedoni, cioè non aiutavano i propri pedoni. Viceversa, i pezzi del bianco l'aiutavano, e come? Avete visto come sono intervenuti in gioco il cavallo, l'alfiere, la torre? Tutti i pezzi del bianco hanno contribuito a dare quel simpaticissimo scacco matto finale, torre, alfiere e cavallo, cioè va bene, in entrambe le varianti, insomma, è abbastanza chiaro. Quindi bisogna supportare l'avanzata dei pedoni con i propri pezzi, se no è tutto inutile. Beh, direi di fermarci qui. Abbiamo visto le 5 caratteristiche, cioè la velocità, il controllo del centro, il concetto che gli attacchi dei pezzi sono più veloci degli attacchi coi pedoni. Pezzi passivi e struttura pedonale della rocca indebolita facilitano l'attacco coi pedoni, e poi i pezzi devono poter intervenire subito dopo l'attacco dei pedoni. Ora possiamo incominciare a discutere delle problematiche delle rocche eterogenee, ponendoci una prima domanda. E cioè, è meglio attaccare coi pezzi o coi pedoni? Guarderemo nel video successivo degli esempi su questo.